Passiamo all'oggetto numero 23. Interroga la consigliera Fioroni, vicepresidente, risponde la presidente Tesei. Eventi sismici del 2016, stato di avanzamento della ricostruzione nei territori umbri colpiti dal sisma. Informazioni della Giunta regionale al riguardo, prospettive e programmi per il rafforzamento ed il rilancio dei territori umbri nel cratere sismico. Prego, vicepresidente Fioroni. Grazie vicepresidente, sarò brevissima per lasciare magari più spazio alla risposta. Riportiamo nuovamente un argomento importante, così come il recovery, che è stato più volte sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa da parte e su istanza di tutte le forze politiche, perché sicuramente un tema attuale, ma un tema veramente di grande attenzione e sensibilità per il nostro territorio, è il tema della ricostruzione. La ricostruzione dopo gli eventi sismici del 2016 che hanno colpito violentemente la nostra regione, migliaia di cittadini umbri che hanno visto sconvolte le loro vite e il corso della storia di città e borghi in un esteso territorio che ricomprende 15 comuni umbri nel cratere sismico. Sappiamo bene quale sia l'attuale stato di emergenza che i nostri territori stanno vivendo e che è stato causato dalla lentezza del processo amministrativo e di ricostruzione nei primi anni di gestione commissariale. Ritardi inaccettabili che non hanno consentito di restituire rapidamente una normalità ai tanti cittadini umbri del cratere sismico. Ritardi inaccettabili che comportano un impatto devastante ancora e ancora di più in questo momento in cui un'emergenza si innesta in un'altra emergenza per la popolazione sia dal punto di vista materiale che psicologico, e ritardi inaccettabili a cui la precedente amministrazione regionale all'evidenza dei fatti non ha saputo porre rimedio. E all'evidenza dei fatti perché anche lo stesso commissario straordinario Legnini, nel rapporto sulla ricostruzione post-sisma 2016 pubblicato il 21 agosto del 2020, ha denunciato come il processo di ricostruzione negli anni precedenti sia stato caratterizzato da una lentezza non più sostenibile. Nella fase emergenziale di ricostruzione la curva di crescita dello sviluppo economico-sociale subisce di fatto una violenta correzione e oggi più che mai quindi occorre accelerare le politiche di sviluppo e le strategie per la costruzione di città e comunità più resilienti e cogliere l'opportunità di rigenerare parti del territorio dimenticate dalla pianificazione delle amministrazioni precedenti. La ripartenza della nostra regione non può prescindere da quella dei territori colpiti dal terremoto, pertanto occorre da un lato continuare ad accelerare il processo di ricostruzione. Ricordiamo che ricostruzione non significa solo ricostruzione di edifici pubblici o privati, ma significa ricostruzione di comunità, significa ricostruzione di relazioni, significa ricostruzione di un tessuto socio-economico. E dall'altro sarà necessario ed è necessario riqualificare le aree interne al fine di contrastare il loro spopolamento, favorendo la rinascita di un terreno fertile che consenta la rigenerazione di un territorio dalle enormi ricchezze e potenzialità. Sappiamo che il 19 gennaio la Presidente Tesei, come Vice Commissario del Governo per la ricostruzione, ha convocato il Comitato Istituzionale dell'Umbria proprio per fare il punto della situazione sul processo di ricostruzione attuato. Per questo motivo interroghiamo questa Giunta per conoscere lo stato di avanzamento della ricostruzione post-sisma in Umbria, lo stato attuale ed in particolare l'andamento delle istanze presentate e delle pratiche concesse nel 2020 e per conoscere le prospettive di programmi per il rafforzamento e il rilancio dei territori umbri del cratere sismico. Grazie. Prego, Presidente Tesei, per la risposta. Sì, grazie, cercherò di essere molto veloce. Allora, innanzitutto il tema della ricostruzione è un tema che mi sta a cuore particolarmente, così come credo a tutti noi in questo, in questa assemblea legislativa, anche perché, l'ho detto in più di un'occasione, la ricostruzione post-sisma 2016 rappresenta anche un'occasione straordinaria, importante per tutta l'economia, proprio perché possiamo dire che le quattro regioni coinvolte rappresenterebbero il più grande cantiere d'Europa. Quindi dall'inizio del mio insediamento mi sono occupata immediatamente della questione, siamo riusciti da subito a risolvere il problema preoccupante della rimozione delle macerie, fino ad allora ferme, immobili ormai da più di 3 anni. Subito dopo siamo riusciti anche a trovare, a scovare quasi 10 milioni di euro di contributi addirittura fermi dal sisma del 97.
Questa era una cosa che aveva veramente dell'incredibile, li abbiamo sbloccati e li abbiamo riattribuiti ai comuni che erano in quella lista, naturalmente tra gli interventi non finanziati del sisma del 97. Da lì l'ottimo lavoro, devo dire, del direttore Nodessi e la fortuna di aver incontrato anche il commissario Legnini, che ha capito da subito come bisognava e ha condiviso naturalmente con i vicecommissari, i presidenti delle quattro regioni, cioè la necessità di accelerare, di sburocratizzare, di adottare quelle ordinanze che poi si sono dimostrate effettivamente utilissime ad invertire la rotta della ricostruzione. Così al 31 dicembre 2020 sono 641 le pratiche di ricostruzione privata pervenute negli uffici dei comuni competenti, 907 istanze di concessione all'ufficio della ricostruzione, all'USR, di cui 671 solo nel secondo semestre, con ben 99,8 milioni di concessioni 2020, pari, questo è credo l'elemento che può interessarvi importantissimo, al 46% del totale dal 2017 ad oggi. Per quanto concerne i danni lievi, nel 2020 sono state presentate all'USR 747 domande, mentre per i danni gravi ne sono state presentate 144. Dobbiamo continuare con il ritmo del secondo semestre 2020, rafforzando la struttura con nuove assunzioni di personale, sia nella struttura commissariale e naturalmente anche nei comuni che hanno assunto la delega proprio per queste, e anche su questo stiamo lavorando per fare la giusta, equa ripartizione secondo le esigenze e le pratiche presentate poi nei vari comuni. E è in atto anche la riorganizzazione dell'USR con l'istituzione di una sezione specifica per gare e contratti finalizzata a dare slancio alla ricostruzione pubblica dopo il fallimentare tentativo in passato di ipotizzare che le gare della ricostruzione potessero essere gestite nel perimetro di Umbria Salute. Dobbiamo continuare a lavorare sul danno indiretto, di cui hanno beneficiato fino al 2020 525 imprese per 5 milioni circa di contributi, e sulla liquidazione del bando per il finanziamento degli investimenti delle imprese di Norcia, Cascia, Prescia e Monteleone di Spoleto, che vale 4,7 milioni. Dunque, in prospettiva 2021 dobbiamo far ripartire le opere pubbliche, a cominciare dall'ospedale, Norcia, Cascia, lavori sulle frane, mentre sulla privata dobbiamo seguire velocemente le pratiche. In prospettiva, infatti, dobbiamo migliorare la capacità di spesa, velocizzando interventi su chiese e ricostruzione pubblica, portare circa 300 milioni sul mercato anche del lavoro, perché questo avrà un impatto molto utile e positivo anche da questo punto di vista. Se ho ancora un secondo, volevo dire che anche come regioni e avuto riguardo all'area del cratere, ci siamo adoperati a portare avanti un progetto sempre in riferimento al Recovery Fund proprio per queste aree, per lo sviluppo di queste aree, che credo potrà trovare spazio in questo, quindi anche questo è un altro lavoro che porterà dei benefici importanti, utili alle zone colpite dal terremoto, ma io dico sempre a tutta la regione. Grazie. Prego, vicepresidente Fioroni. Grazie Presidente, sappiamo sin dal suo insediamento quale sia stata l'attenzione riguardo un tema che già in premessa ho detto merita e necessita una grande sensibilità da parte di tutte le forze politiche, da parte della Giunta e da parte di una sua azione costante che siamo sicuri porterà avanti anche in questo caso con grande velocità per assicurare alle popolazioni che ancora stanno veramente soffrendo i ritardi del passato di vedere un nuovo rilancio. Grazie. Oggetto 25, interroga la consigliera Porzi, risponde l'assessore Agabiti. Prego. Grazie Presidente, anche questa interrogazione, pur parlando dell'ambito scolastico, in realtà era rivolta all'assessore Coletto, quindi ringrazio anch'io l'assessore Agabiti che si presta a questa risposta.
perché la questione che le voglio sottoporre, che voglio condividere con i colleghi dell'Aula, riguarda la situazione dei convitti, dei nostri convitti sul territorio regionale, che sono, come sappiamo, pochissimi, con situazioni diverse tra di loro, perché hanno comunque una complessità che potrebbero definirsi delle unicità per come sono organizzati, e che hanno molto preoccupato sia il personale educativo, sia le dirigenze, sia gli insegnanti, sia il personale ATA che operano all'interno degli stessi, soprattutto in quelli più grandi. Mi riferisco in modo particolare alla condizione che si è verificata nel convitto nazionale di Assisi. Una complessa struttura nella quale vivono e studiano e quindi svolgono tutte le loro attività, sia scolastiche che extrascolastiche, bambini di età della scuola della primaria fino ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado, di secondo grado, e ragazzi che sono lì ospitati per altre attività che vengono anche da paesi stranieri. Da quanto ci risulta, soprattutto nel periodo ottobre-novembre, si è verificata all'interno di queste strutture il contagio che è toccato ad altre situazioni, con l'evidente complicazione che, essendo lì il luogo dove i ragazzi mangiano, vivono e sono in qualche maniera assistiti dal personale educativo, che ha provato a fare di tutto per cercare, di tenerli nelle condizioni migliori, lontani anche dalle loro famiglie. Molti di loro provengono da regioni molto distanti, alcuni, un gruppo nutrito arriva da Lampedusa, e quindi ci sono state delle interlocuzioni con la ASL che probabilmente dovremmo un po' rafforzare per cercare di evitare che nuove situazioni di contagio possano mettere queste strutture nella difficoltà, dover subire una promiscuità di vita e di incontri che in situazioni come quelle sono facili possano registrarsi. Quindi, nella speranza che magari anche le nostre proposte, mi riferisco in particolare a quella che quest'Aula non ha neanche ascoltato, fatta nel mese di ottobre, di pensare ai tamponi rapidi per la scuola, che era un suggerimento sul quale magari una comunità un pochino più seria avrebbe detto: facciamo un approfondimento, vediamo se ci sono le condizioni sia di natura tecnica, scientifica che economica, e poi magari ne parliamo e ne riflettiamo. Invece qui si è proceduto con una bocciatura senza nessun tipo di valutazione, come pure è avvenuto per quanto riguarda i test sierologici a prezzi calmierati che venivano proposti per venire incontro a quelle famiglie che, giustamente, con la presenza di un contagiato in aula, per rimandare i propri figli sono costretti a ricorrere, come chi lavora e come chi opera in qualsiasi settore della vita quotidiana, a continui e ripetuti test. Allora, con molta tranquillità e senza voler accusare nessuno, chiediamo di capire quali sono stati intanto le misure specifiche che magari la ASL di pertinenza ha messo in campo per poter assistere e coadiuvare il personale all'interno della struttura per affrontare questa particolare situazione, che, a quello che sappiamo, ha riguardato almeno una ventina di ragazzi, non sono un numero piccolo per una struttura di questo tipo. Grazie. Assessore Agabiti, prego. Grazie Presidente. In Umbria attualmente sono presenti tre convitti: il convitto nazionale Principe di Napoli di Assisi, il convitto dell'Istituto De Carolis di Spoleto e dell'Istituto Ciuffitelli di Toti, che non risulta più attivo dal 26 ottobre 2020. All'interno dei convitti si sono verificati complessivamente 20 casi di positività a SARS-CoV-2. Nello specifico 5 ad Assisi, 13 a Todi e 2 a Spoleto. Per quanto concerne il convitto di Assisi e di Todi, l'isolamento è avvenuto all'interno di spazi disponibili ed individuati a tale scopo dal piano anticontagio determinato da ogni struttura. Il piano del convitto di Assisi ha altresì previsto tamponi periodici. Tale struttura da novembre non ha registrato casi di positività.
In merito all'alberghiero di Spoleto, nel mese di settembre si è registrato il primo caso di positività. Anche in questa circostanza lo studente è stato posto in isolamento in camere individuate dalla dirigenza e sono stati segnalati i contatti stretti. Nel gennaio 2021 è stata registrata la positività di un'operatrice che ha comportato l'isolamento di complessivi 6 studenti. Merita di essere evidenziato come l'indicazione delle misure da adottare per contenere il contagio non rientri tra le competenze di sanità pubblica, ma debba essere contenuta all'interno del protocollo di regolamento anti-Covid che ogni convitto, ai sensi della vigente normativa emergenziale, è obbligato a predisporre. Va ricordato inoltre che la competenza sul controllo dell'osservanza delle misure di isolamento e quarantena predisposte dai servizi di sanità pubblica spetta alle autorità di pubblica sicurezza. L'intesa raggiunta anche in conferenza unificata Stato-Regioni, la 190 del 23/12/2020, linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico, oltre ad interventi di tipo organizzativo, prevede che le Regioni, in collaborazione con il Ministero della Salute, elaborano piani operativi che garantiscano la rapida e tempestiva gestione dei casi scolastici secondo criteri di specifica priorità e favoriscano le operazioni di tracciamento e l'applicazione dei protocolli sanitari previsti anche attraverso l'utilizzo di tamponi rapidi. La Regione Umbria, dando seguito all'intesa, si è dotata di un nuovo piano che sarà domani approvato in giunta, il cui obiettivo è ridurre al minimo le interruzioni della didattica in presenza, introducendo linee guida rigorose che hanno la finalità di compiere una puntuale individuazione degli eventuali casi positivi e il contestuale e tempestivo tracciamento dei contatti sia scolastici che extrascolastici, mediante l'utilizzo di tamponi antigenici rapidi, consentendo anche il controllo generale sul diffondersi dell'epidemia. Qualora si manifestino particolari esigenze, la Regione è pronta a fare la sua parte, come anche in precedenza ha dimostrato di fare. Basta citare il bando pubblico per interventi di sanificazione, acquisto di dispositivi di prevenzione e protezione individuale delle scuole, delle strutture del diritto allo studio universitario, oltre alla possibilità di effettuare test su base volontaria per gli studenti ospitati nelle strutture residenziali dell'ADISU e per il personale che opera a vario titolo all'interno delle suddette strutture, con uno stanziamento di 2 milioni di euro. La convenzione tra la Regione e il mondo delle farmacie consente di effettuare anche dal 18 gennaio per tutti gli studenti delle scuole secondarie e pertanto anche degli studenti che alloggiano nei convitti per il personale ATA e docente di sottoporsi gratuitamente su base volontaria nelle farmacie al tampone antigenico rapido, ponendo un ulteriore tassello relativamente quindi alla prevenzione e alla diffusione del Covid-19 nel mondo della scuola. Sì, velocissima, per ringraziare l'assessore Agabiti per questa puntuale risposta. Torno a specificare, non era un'accusa, ma semplicemente un puntare l'attenzione su una situazione particolarissima, perché come lei ha riferito, qui parliamo di protocolli che in parte afferiscono al segmento istruzione, in parte a quello al segmento sanitario. La mia preoccupazione è che, essendo ragazzi che sono affidati a dei convitti e quindi a persone terze che hanno tutte le competenze per prendersene cura, lontani dalle loro famiglie, ecco, magari mettere un'attenzione particolare su quello che può essere, diciamo, la miglior gestione. E poi prendo con piacere che le mie proposte, mi permetto di dire, con troppo tempo di ritardo e che avendo fatto perdere qualche occasione agli Umbri, siano state accettate e prese in considerazione, pur essendo state bocciate da quest'Aula. Grazie e buon proseguimento. Adesso oggetto numero 26, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. La situazione è insostenibile. Il nostro territorio continua ad essere privato di vasti brani che sono interdetti alla fruizione dei cittadini umbri perché contaminati o in attesa di essere, diciamo, analizzati per accertarne la contaminazione, se i famosi, le famose aree ad alta presunzione di contaminazione.
questi territori, laddove non costituiscono una situazione di rischio a causa della, diciamo, del propagarsi all'interno delle matrici ambientali, come le falde acquifere, come, diciamo, la filiera alimentare, parliamo, voglio precisarlo, di oltre 100 siti di interesse regionale e un sito di interesse nazionale fra i più inquinati d'Italia, il SIN Terni Papigno. Parliamo di, diciamo, territori che ormai da anni attendono un intervento di risanamento da parte degli enti pubblici, laddove, diciamo, questi, laddove lo Stato costituisce il proprietario, ma anche laddove, seppur di proprietà privata, l'inerzia non vede un, diciamo, uno stimolo da parte del pubblico. È chiaro che le bonifiche sono degli interventi mastodontici, spesso, che richiedono, ad esempio, l'asportazione della, diciamo, delle materie contaminate laddove viene accertata la contaminazione, semplicemente spostando il problema da una parte all'altra del nostro territorio. Eliminare suoli contaminati vuol dire portarli in discarica e spostare questi suoli. C'è però una tecnologia che permette invece di poter agire all'interno di questi luoghi, utilizzando quello che è più naturale e, diciamo, è possibile, ovvero l'utilizzo di essenze vegetali che permettono, attraverso le radici, l'estrazione dai suoli dei contaminanti e quindi, attraverso cicli culturali, pian piano il risanamento di questi suoli e quindi la restituzione di queste specie, di questi suoli attraverso queste specie vegetali. È chiaro che la ricerca pian piano sta andando avanti, parliamo di numerose specie. L'idea di poter fitorimediare i terreni e poi conseguentemente, attraverso queste specie, poter sviluppare delle filiere che permettano, in una logica di economia circolare, il riutilizzo di queste biomasse per la produzione, ad esempio, di bioplastiche. Faccio l'esempio di due specie vegetali: il girasole, Elianthus annus, nome latino, che permette la possibilità di estrarre dai suoli, ad esempio, in particolar modo, metalli pesanti come il cadmio, come il nickel, come il cromo, concludo, Presidente, e può essere riutilizzato per poter creare materiali biopolimeri o bioplastiche, ad esempio come il Mother B. In questo momento ci troviamo in una situazione di estrema crisi per un comparto come quello della chimica, come il polo chimico di Terni. Esistono esempi come Porto Torres, la joint venture fra Eni e Novamont, Matriga, che ha permesso di poter creare e trasformare il petrolchimico in una bioraffineria che sostanzialmente si avvale del cardo, che è una specie autoctona in Sardegna. E quindi si interroga la Giunta per sapere se intenda incentivare, attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali, la ricerca e lo sviluppo di progetti per il riutilizzo industriale delle biomasse derivanti dall'attività di fitorimedio, nonché sostenere la coltura a scopo non alimentare di tali specie vegetali nelle aree soggette a contaminazione ambientale, al molteplice scopo di risanare i terreni, sviluppare nuove filiere produttive e non sottrarre soprattutto suolo utile alla produzione alimentare, sempre più, diciamo, bene prezioso anche per quello che è stato l'attività di cementificazione dei nostri territori. Sì, grazie Presidente. Colleghi consiglieri, consigliere De Luca, vorrei suddividere la risposta in due parti.
Intanto affrontando il tema che sovrintende un po' questo suo atto, quello della bioeconomia, della chimica verde, delle filiere anche industriali della plastica verde. Beh, è in fieri l'elaborazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, che individuerà e definirà gli ambiti prioritari per favorire la transizione verso l'economia circolare. Questo rappresenta un obiettivo di primaria importanza sia nel contesto del programma di governo della Regione, sia con riferimento anche alla programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, oltre che negli obiettivi della programmazione 2021-2027 nell'ambito dei fondi strutturali e naturalmente anche dei richiami significativi sul fronte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Regione Umbria ha le carte in regola per essere parte di questo percorso già da oggi. Infatti, sui temi sollevati dall'interrogazione, voglio ricordare che nell'aggiornamento della specializzazione intelligente RIS 3 Regione Umbria è già stata revisionata l'area di specializzazione energia ed è stata modificata in area di specializzazione energia e ambiente. È stata individuata e declinata la seguente traiettoria tecnologica. Sì. È stata individuata e declinata la seguente traiettoria tecnologica, sistemi di tecnologie e prodotti per la sostenibilità. Questa traiettoria punta all'introduzione di soluzioni di processo sostenibili nell'ambito della produzione industriale, come ad esempio l'uso efficiente delle risorse, la gestione delle sostanze pericolose, la progettazione di processi e modelli di business cosiddetti circolari. Per l'area di specializzazione chimica verde, anche in questo caso è stata individuata e declinata la traiettoria tecnologica, che si focalizza su tecnologie di processo basate sulle biorisorse e sviluppo di nuove tecnologie bio. E tra l'altro risponde anche alle esigenze di un gruppo di imprese umbre che hanno una rilevanza nazionale, e le citava poc'anzi anche lei, come ad esempio Novamont Target. In tema di supporto allo sviluppo della bioeconomia e transizione verso l'economia circolare, le attività svolte, le esperienze maturate, le competenze presenti sul territorio e la presenza di importanti aziende bio-based pongono le basi per solide politiche che favoriscano e supportino le imprese nella realizzazione di progetti di innovazione e ricerca collaborativa tra imprese, ricercatori ed esperti tecnico-scientifici, che vede coinvolta anche l'intera filiera agricola. Con riguardo poi all'interrogazione con riferimento al tema bonifiche, vorrei far presente che la Regione Umbria, con una delibera della Giunta regionale del 13 dicembre 2010, ha approvato le linee guida in materia di bonifica di siti inquinati. L'anagrafe regionale dei siti oggetto di procedimento di bonifica è stata aggiornata con delibera della Giunta regionale del 20 dicembre 2018, la numero 1523. Dando atto che a seguito dell'aggiornamento l'anagrafe dei siti contaminati comprende alla data del 30 giugno 2018 135 siti complessivamente, di cui 98 in provincia di Perugia e 37 in provincia di Terni. La Regione Umbria ha approvato progetti di bonifica che adottano la tecnologia di fitorimedio per il risanamento di siti inquinati e in passato ha già manifestato interesse nei confronti delle proposte avanzate da ARPA Umbria per la sperimentazione e l'utilizzo di idee progettuali innovative che coinvolgessero la tecnologia del fitorimedio nell'ambito della bonifica dei siti inquinati, considerando anche la possibilità di richiedere l'assegnazione di fondi strutturali da destinare a tali scopi. ARPA Umbria ha fornito il proprio supporto tecnico alla Regione per tempo, la assessore. Sto terminando, è ancora 10 secondi e ho concluso. Per la valutazione di progetti di fitorimedio, favorendone laddove possibile la sua applicazione. In merito al sito da bonificare di Terni Papigno, occorre sottolineare che si tratta di un sito di interesse nazionale e il comma 4 dell'articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 attribuisce, fra l'altro, la procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale alla competenza del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, sentito il Ministero delle Attività Produttive. Pertanto, i progetti di bonifica relativi al sito di interesse nazionale Terni Papigno sono approvati dal Ministero dell'Ambiente, che valuta le tecnologie di bonifica più idonee. Grazie.
questa, diciamo, interrogazione sia un primo passo e uno spunto per poter avviare questo tipo di percorso. Si tratta di mettere insieme questi due aspetti, quindi l'economia circolare e la bonifica. Per quanto riguarda proprio lei, poco fa ha citato il, diciamo, non esplicitamente, ma il progetto Remida, che è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente e che inspiegabilmente rimane appeso. Ora ci sono 2 milioni e 200 mila euro ulteriori per la Regione Umbria, non per il sito di interesse nazionale, che ha ulteriori risorse che sono lì ferme da oltre, diciamo, da quasi 20 anni. Queste ulteriori risorse possono essere utilizzate invece per quanto riguarda i SIR. Si tratta semplicemente di mettere a sistema questo discorso. Mi ritengo soddisfatto dell'approccio e mi auguro che si possa proseguire in tal senso. Colgo l'occasione per, diciamo, rispondere anche in parte a quello che mi è stato posto e sollecitato dalla Presidente, in quanto è vero, l'Unione Europea è estremamente scontenta di quelli che sono, diciamo, approcci che non sono in alcun modo legati all'economia circolare, ma invece si continuano a procrastinare all'interno dell'economia lineare, come ad esempio l'incenerimento dei rifiuti. E quindi è chiaro che parte dei progetti che sono stati presentati, perché parliamo di progetti che per stessa ammissione della Presidente all'interno della lettera che è stata inviata al Presidente Bonaccini, si parla di priorità per l'Umbria, si parla di progetti selezionati. Quindi quei progetti che, mi dispiace, mi rendo conto che non erano a disposizione e patrimonio della maggioranza, ma sono stati inviati a nome e per conto della nostra regione. E quindi fra quei progetti non ci sono progetti che vanno nell'ottica dell'economia circolare, del massimo recupero di materia, ma vanno verso la produzione di rifiuti da incenerire. Passiamo all'oggetto numero 27, interroga il consigliere Fora, risponde l'assessore Agabiti. Consigliere. Grazie Presidente. Dall'avvento della pandemia in quest'Aula, non solo in quest'Aula per la verità, ma direi in molte aule del nostro Paese, compresa quella nazionale, si è parlato molto poco di scuola. Anzi, mi correggo, in realtà nella nostra regione se ne è parlato recentemente negli ultimi giorni, per affrontare un problema direi strategico, straordinario per gli studenti umbri, facendo riferimento all'esperienza di una lezione in arabo dentro un progetto multiculturale in una scuola città di Castello. E questi, diciamo che, ecco, sono i problemi strategici degli studenti e dei nostri figli nella nostra regione in questo tempo. Quando se ne è parlato in alcune occasioni facendo una sgradevole graduatoria rispetto alle priorità economiche, alla salvaguardia degli aspetti sanitari rispetto a quelli scolastici. Io credo che dobbiamo riservare un'attenzione importante agli adolescenti, ai nostri figli nella nostra regione, più di quanto culturalmente la politica abbia fatto in questo tempo storico, a tutti i livelli. In Umbria ci sono delle belle notizie ad oggi che speriamo possano essere mantenute. Ieri i nostri ragazzi sono, anche se in parte, tornati a scuola. Devo dire anche grazie a uno sforzo che la Giunta ha lavorato, su cui ha investito in questo tempo, in funzione di un piano trasporti rafforzato, di un piano tamponi importante che l'assessore Agabiti ha avviato in collaborazione con le farmacie. Devo dire anche che ieri sono state riaperte le attività aggregative extrascolastiche, anche questa è una buona notizia perché permette ai nostri ragazzi, seppure in sicurezza, di ricominciare a fare qualche piccola esperienza d'aggregazione. Manca ancora un intervento sullo sport che anche sollecitiamo, perché preservare in sicurezza tutte le attività, ma che possano garantire un minimo di riapertura alle relazioni per i nostri ragazzi, è fondamentale. Però in tutto questo c'è un dato: i nostri ragazzi in Italia sono stati i ragazzi che sono andati meno a scuola rispetto a tutti i paesi membri d'Europa dall'inizio della pandemia.
E vi cito solo questo dato, l'indagine del Centro Studi degli Ordini degli Psicologi oggi ci restituisce una fotografia in cui il 32% dei ragazzi si dice molto pessimista sul futuro e il 48% di ragazzi che oggi frequentano le superiori non ha alcun tipo di proiezione rispetto ai progetti su cui poter investire. A questo si aggiungono fragilità importanti di carattere psicologico legate ai ragazzi e alle fragilità delle famiglie più meno diciamo strutturate. Abbiamo letto purtroppo anche nella cronaca di episodi sconcertanti che sono anche accaduti in Umbria in questo in quest'ultimo periodo. Questo è per dire che credo serva un'attenzione che esiste, di cui prendo atto, anche importante, che va rafforzata. Il MIUR in maniera ottima, direi, ha avviato un progetto di supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie tramite l'investimento di una rete di psicologi presenti all'interno delle scuole. Ecco, alla luce di questa situazione io chiedo alla Giunta se si può, se si riesce, se è fattibile poter attivare un ulteriore sostegno al supporto psicologico dei ragazzi che stanno rientrando a scuola e delle relative famiglie. L'ordine professionale degli psicologi sta investendo molto in questo percorso insieme al terzo settore, credo possano essere dei partner importanti. Tempo. Non solo per, ho terminato, per diciamo così potenziare l'offerta di servizi passivi, cioè gli sportelli in cui già c'è una consapevolezza di bisogno nel momento in cui uno ci si reca, ma per costruire una rete diffusa sul territorio di supporto psicologico a famiglie e studenti che possano accompagnare questo bisogno di risocializzazione su cui si gioca la vita dei nostri ragazzi nei prossimi anni. Grazie. Grazie. Assessore Agapiti, prego. Grazie Presidente. Condivido nello spirito costruttivo dell'interrogazione la preoccupazione per i risvolti psicologici ai quali sono esposti i nostri giovani a seguito delle conseguenze della pandemia e dell'inevitabile distanziamento sociale. Proprio per far fronte a tale scenario, la Regione, con il supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale, ha approvato il progetto pilota regionale Peer Education per la prevenzione e il supporto nelle scuole superiori dei disagi psicologici con la recentissima DGR numero 1305 del 29 dicembre 2020. Tale azione è quindi strutturata proprio sulla base di un coinvolgimento attivo del personale sanitario, delle reti di promozione della salute e psicologi dedicati, grazie ai quali possiamo, in linea con quanto richiesto dall'interrogante, già prevedere future implementazioni anche sulla base delle fattispecie legate alle conseguenze dell'emergenza in corso. L'attuazione della misura prevede il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, per costruire il percorso più utile, adattandolo alle specificità della singola struttura scolastica, per attivare le azioni di progetto e formarli sui temi di salute. L'attivazione di punti di incontro virtuali per la diffusione di informazioni corrette in tema di salute e in tema di prevenzione, anche del bullismo attraverso la supervisione dello psicologo o il coinvolgimento degli studenti, l'attivazione di punti di ascolto psicologico virtuali nel caso di richiesta di aiuto specifica per gli studenti con psicologi dedicati. Si tratta di un'iniziativa che si inserisce in una più generale strategia di intervento a favore degli adolescenti e dei giovani, in linea con le vigenti normative nazionali e regionali, al fine di sostenere con progetti personalizzati i minorenni e le loro famiglie. Sono in fase di attuazione su scala territoriale, quindi mi riferisco alle zone attraverso le zone sociali, varie tipologie di interventi finanziate con le risorse regionali, nazionali e del POR FSE 14-20. Tra di esse la mediazione familiare, il servizio di tutela dei minori, il servizio di assistenza domiciliare, nonché quello rivolto ai minori con disabilità teso a sostenere l'inclusione scolastica e sociale attraverso i servizi di prossimità. Un incremento delle attività socio-educative e socio-ricreative per le persone con disabilità è stato inoltre previsto nel piano straordinario di contrasto alla povertà Covid-19, con l'obiettivo di alleviare il carico di cura delle famiglie e contrastare eventuali rischi di isolamento e di esclusione sociale. Nell'attuale fase
durante l'emergenza pandemica è stata formalmente sottolineata la necessità nell'erogazione dei servizi in presenza nel rispetto delle regole di distanziamento, igiene e protezione dettate dalla normativa in vigore per il contenimento del contagio, quindi il progetto personalizzato anche sulla base di ogni intervento è l'esito anche all'esito di una valutazione multidisciplinare effettuata da personale sociale e sanitario. A queste iniziative si affiancano anche in una logica di complementarietà le azioni promosse dal MIUR. Come ricordato dal consigliere Foro, il 90% delle scuole umbre ha aderito al progetto attivato dal MIUR, grazie anche alla collaborazione con l'USR e l'Ordine degli Psicologi dell'Umbria. Allo scopo di garantire un supporto psicologico anche a livello locale, sono state già individuate iniziative ulteriori mediante l'ausilio di associazioni attive in questi ambiti, in una logica di sussidiarietà che pone quindi al centro di tali interventi il benessere dei nostri ragazzi. A fronte quindi di tale quadro normativo e di interventi, sono d'accordo sull'opportunità anche sulla necessità di continuare il percorso per favorire e implementare ogni utile supporto per superare questa difficile fase, nello spirito anche di quanto auspicato dall'interrogante. Per questo la Giunta è in prima linea per aiutare gli studenti e le loro famiglie, così come per sostenere gli sforzi e l'impegno del personale scolastico, degli operatori scolastici, in una logica di prevenzione rispetto alla possibile insorgenza di malessere e di disagio. Quindi siamo convinti che la chiave di volta dell'azione regionale possa e debba essere la condivisione, una condivisione reale, una condivisione basata sullo scambio di preoccupazioni, di esperienze, di emozioni, quindi una condivisione sostanziale per riattivare e scoprire risorse e sentimenti positivi. Vorrei, e concludo, ricordare che da parte della Giunta regionale c'è stato sempre un impegno importante per il mondo della scuola, per i nostri ragazzi, e proprio due giorni fa è stato pubblicato, anzi sono stati pubblicati due bandi regionali per la concessione di borse di studio a studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l'infanzia 0-6, tempo, per i quali sono stati stanziati 7,5 milioni di euro. Quindi è la prima volta che la Regione dell'Umbria prevede uno stanziamento così importante per le borse di studio e per il pagamento delle rette. E vorrei anche ricordare tutto l'impegno che c'è stato per quanto riguarda l'università, quasi 25 milioni di euro. Grazie. Grazie Assessore. Non so se vuole replicare il consigliere Fora. Velocemente, io ringrazio l'Assessore Agabiti della risposta, ma la ringrazio anche del lavoro che ha svolto e sta svolgendo, dando atto di un impegno nel settore scolastico che è certamente direi notevole in questa fase storica. Mi auspico che non sia solo un tema dell'assessore alla scuola, ma che ci sia una consapevolezza, una responsabilità collettiva di questa istituzione e della Giunta ad affrontare strategicamente il tema della scuola e dei nostri ragazzi, a partire anche dalle prossime ordinanze rispetto ad altri temi legati all'attivazione di aggregazioni nei momenti sportivi. Mi auspico anche un impegno dell'assessore e del comparto sanitario che tanto poco ha fatto e tanto ha tardato rispetto all'attivazione dei protocolli previsti fin dall'inizio della scuola all'interno di questo settore. I nostri ragazzi devono tornare velocemente a guardarsi negli occhi, in termini con tutti i protocolli di sicurezza necessari, con tutte le precauzioni del caso, ma abbiamo la necessità che l'istituzione nel suo complesso permetta e costruisca le condizioni affinché i nostri ragazzi inizino, ricomincino a risocializzare. E quindi la ringrazio Assessore per il lavoro che sta facendo e come dire mi auspico che sempre di più riusciremo tutti insieme a fare per un settore importantissimo credo in questo momento storico per la nostra regione. Grazie consigliere, ultima question time, poi inizieremo con il consiglio vero e proprio. Interroga il consigliere Pastorelli, risponde l'assessore Melasecche. Prego consigliere Pastorelli. Sì, grazie signor Presidente. L'oggetto è la pista ciclabile che collega Spoleto ad Assisi. È un percorso importante, piacevole, sostanzialmente pianeggiante, che unisce queste due città famose in tutto il mondo, legate da bellezze storiche, artistiche e dai valori spirituali del francescanesimo.
circa 50 chilometri e collega i territori dei comuni di Spoleto, Campello sul Cliturno, Trevi, Montefalco, Foligno, Bevagna, Cannara ed Assisi. Ad oggi la parte conclusiva del tracciato non è stata ancora completata, in quanto non sono stati ultimati i lavori di conclusione dell'opera nel tratto Rivotorto di Assisi-Santa Maria degli Angeli, circa 2 chilometri, abitualmente assai frequentato sia da ciclisti e cicloturisti che da pedoni, amanti delle attività motorie all'aria aperta ed in sicurezza. Il tratto in oggetto è stato a lungo caratterizzato da chiusure conseguenti a lavori di ripristino per vizi e difformità dell'opera, con presenza di transenne ed appositi segnali, il che peraltro non sempre ne ha impedito e scoraggiato l'utilizzo, con tutti i pericoli conseguenti. Nel tentativo di risolvere l'annosa questione dei lavori che si trascinava da tempo, anche il sottoscritto attraverso il gruppo consiliare della Lega Umbria si era attivato lo scorso inverno e si è battuto in qualche modo per evitare contenziosi ed addivenire a una soluzione bonaria di eventuali disaccordi tra il consorzio della bonificazione Umbra e l'impresa esecutrice dell'opera, mettendo seduta ai tavoli gli attori per un positivo confronto, ed in quella sede veniva raggiunto un accordo tra gli stessi sul completo rifacimento di 300 metri del fondo stradale, la sistemazione di fessurazioni presenti in alcuni tratti, la collocazione di protezioni laterali, la piantumazione di alberi, la prosecuzione del collegamento sino alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, dove è prevista anche una postazione coperta dotata di pensilina per biciclette e dal sottopasso. La Regione Umbria e il Consorzio di Bonificazione, che è l'ente appaltante responsabile dei lavori, in primavera hanno definito e approvato la variante che consente quindi il termine dei lavori del tratto di collegamento alla stazione di Assisi e del sottopasso, per cui la ciclabile Assisi-Spoleto, opera attesa da anni, vedrà compimento. I lavori di ripristino e completamento dell'opera, che risultavano di nuovo fermi in estate prima di essere ripresi in autunno, ad oggi non sono ancora ultimati. Pertanto non è consentita la riapertura completa del percorso e la piena fruibilità in sicurezza. Perciò, ecco, mi preme di interrogare, di ricevere le risposte dalla Giunta, dall'assessore preposto, l'assessore Melasecche, per conoscere con esattezza lo stato di avanzamento dei lavori sulla pista ciclabile Spoleto-Assisi nel tratto ricompreso tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli, la consistenza degli stessi ed i tempi previsti di consegna dell'opera. Grazie, Presidente. La costruzione dell'opera in oggetto è stata avviata nell'aprile 2018 a seguito di un accordo di programma tra Regione Umbria, Comune di Assisi e Consorzio Bonificazione Umbra. A fine agosto 2019, quando l'opera era ormai conclusa nel suo tratto dal Santuario di Rivotorto al Teatro Lyric, sono comparse vistose fessurazioni della superficie pavimentata. A seguito delle indagini condotte dal Consorzio da settembre 2020 a dicembre 2020, sono emerse difformità di realizzazione, sia relativamente alla scarsa consistenza della fondazione stradale, mediante consolidamento a calce del terreno naturale, sia per ridotti spessori del misto cementato situato tra la fondazione e il manto bituminoso. A seguito del risultato delle indagini trasmesse dal Consorzio all'impresa esecutrice, quest'ultima ha aderito ad un accordo preliminare che prevede il rifacimento dei tre tratti maggiormente fessurati, circa 300 metri, riservandosi di intervenire anche sui tratti che manifestino le stesse problematiche. A metà giugno 2020 sono quindi ripresi i lavori per gli interventi di riparazione consistenti nell'asportazione di tutto il pacchetto stradale, fondazione stabilizzata a calce, strato di misto cementato e finitura di conglomerato bituminoso e il suo rifacimento completo. A seguito di verifica l'intervento non è però risultato idoneo.
Nel contempo si sono aggravate le condizioni della pista con la comparsa di nuove fessure anche su tratti precedentemente non interessati dal dissesto. A seguito di queste rilevazioni, a metà ottobre 2020, c'è stato un ulteriore incontro con l'impresa esecutrice che ha portato alla messa a punto di due nuove modalità di riparazione dei tratti danneggiati, consistenti nella modifica della composizione del pacchetto stradale. A verifica della bontà delle nuove modalità di riparazione, sono state eseguite ulteriori indagini geognostiche, sulla base delle quali RUP e la direzione lavori hanno ritenuto idonee le soluzioni individuate in relazione alle necessità di ripristino dell'infrastruttura ciclabile. Le due nuove tipologie di riparazione applicate ai tre tratti da rifare devono essere monitorate per almeno 9-12 mesi, in modo tale da valutarne l'effettiva efficacia. Successivamente la tipologia risultata più idonea sarà estesa alla riparazione di tutti i restanti tratti della pista, al momento non collaudabili, per la presenza di fessure. Ad oggi l'impresa esecutrice ha già portato a termine i lavori di riparazione del pacchetto stradale su questi tre tratti, ad esclusione della posta del manto bituminoso che sarà realizzato nelle prossime settimane. A seguito di ciò è stata ipotizzata dal Consorzio la consegna temporanea dell'opera da Rivotorto al Teatro Lyric, così da renderla fruibile dalla popolazione, anche se fessurata. Ipotesi ritenuta accettabile dal Comune di Assisi, che è l'ente beneficiario dell'intervento. Riguardo al completamento dei lavori per il ripristino di tutti i tratti di pista danneggiati, si ipotizza un tempo di circa un anno, fine 2021, inizio 2022. Concludo. Nel frattempo il Consorzio provvederà alla redazione della variante per il tratto dal Teatro Lyric alla stazione RFI di Santa Maria degli Angeli, richiesto dal Comune di Assisi, quale soluzione migliorativa per una fruizione pedonale e ciclabile più efficace, da assicurare attraverso una sistemazione a zona 30 con riqualificazione dell'area anzidetta. Nel lasso di tempo indicato si prevede quindi di poter adottare la variante progettuale e concludere tutti gli interventi necessari alla completa fruibilità dell'opera. Ho trattato la questione personalmente, ripetutamente, con il Presidente del Consorzio, che mi continua ad assicurare il massimo impegno nel portare a conclusione un'opera, direi, sfortunata per non dire altro, viste le premesse che noi tutti conosciamo. Grazie. Sì, innanzitutto ringrazio l'assessore per la risposta all'impegno che sta mettendo in tutte le pratiche, ma vorrei assicurare in qualche modo che vigilerò, assessore, sull'opera e le farò riferimento ogni qualvolta lo riterrò opportuno. Vorrei precisare innanzitutto la piena disponibilità del Consorzio di Bonifica nella persona specialmente della dottoressa Marcucci, che si è messa a piena disposizione nel cercare di dare risposte, ma non a Stefano Pastorelli, ma ai tanti cittadini che vedono quest'opera, come ha detto lei, assessore, riteniamo in qualche modo sfortunata, ma speriamo che nei tempi che lei ci ha accennato si possa addivenire al compimento dell'opera, e magari sarà anche la nuova amministrazione ad Assisi a renderla un pochino più piacevole. Grazie.